Vi ricordate che pochi giorni fa vi ho mostrato questo post di Twitter? Purtroppo qualche minuto fa è uscito questo. Allora, ora vi spiego cosa vuol dire, perché sono andato a tradurlo. Come ho saputo di questo? Praticamente mi è arrivato appunto un messaggio di Line che spiega questo. Io sono andato su Google Traduttore e ora vi leggo cosa in realtà vuol dire. L'uscita di Nazume 11 SD è stata cambiata. Uscirà a fine di dicembre, quindi praticamente gli ultimi giorni di dicembre. Ci scusiamo agli utenti che stanno aspettando da lungo tempo questo gioco, ma per favore aspettate per ancora un po' fino a quando il servizio non sarà online. Allora, pensiamo un attimo al fatto che comunque ormai i giochi di Inazuma sono sempre in rinvio, sono sempre in qualsiasi cosa un rinvio. Direi che comunque questo rinvio non mi fa nemmeno tanto male e vi spiego il motivo. Perché alla fine noi abbiamo visto sempre un rinvio per quanto riguarda sempre le cose di Inazuma, un rinvio però sempre portato a mesi dopo, a migliaia di mesi dopo, tipo vedi in Inazuma Eleven Cammino degli Eroi, siamo da praticamente dal 2017 ad aspettarlo. Però in Inazuma Eleven SD non era stato nemmeno annunciato, non c'era nemmeno un rumor, è stato annunciato proprio dal nulla ed è stato annunciato per ottobre. Benissimo, da ottobre è stato rimandato a dicembre e io già pensavo, beh, oddio, ma vogliono fare come il cammino degli eroi, nonostante sia un gioco semplice da fare per telefono. Ma c'è stato questo rinvio, però solo alla fine di dicembre, quindi nemmeno così tanto grave, direi. Ma alla fine dovremmo aspettare ancora un po'. E niente, spero che comunque SD esca al più presto, perché alla fine non ce la facciamo più. Vogliamo questo in Inazuma Eleven SD al più presto, ok? Va bene? Ok, quindi questo è un altro video aggiornamento su SD, io ne farò tanti, sicuro, ne sono sicuro. In descrizione potete trovare tutti i link al gruppo Telegram del team dei Ruse Boys, al gruppo Telegram di Inazuma Eleven Italia, gruppo Facebook, Twitter, Discord e Instagram, non vi scordate dei codici promo da PayUp e soprattutto non vi scordate del canale di NC World e anche del Wattpad di Ethern, che fa storie bellissime. Alla prossima, da Bjorn!